Slitta ancora la richiesta degli arresti domiciliari per padre Graziano, il legale del frate congolese Francesco Zaccheo, atteso in città ormai da giorni, non ha infatti ancora depositato l'istanza per una misura cautelare alternativa al carcere. La conferma è arrivata direttamente dall'avvocato Zaccheo, raggiunto dai nostri microfoni all'uscita dal carcere di San Benedetto in visita al religioso. Padre Graziano l'ho trovato tranquillo proprio, sta benissimo. E l'istanza di scarcerazione provvediamo domani mattina a notificarlo e poi una volta notificata provvediamo a depositarla nella prossima settimana. Non appena sarà ultimata la notifica sicuramente poi provvediamo a depositare l'istanza in cancelleria del dottor Ponticelli. Ci sono dei termini procedurali che l'istanza si deve prima notificare, poi una volta avvenuta la notifica si può depositare l'istanza. Comunque noi stiamo andando avanti, ho costituito un'equipe che sta lavorando alla grande, di conseguenza valuteremo noi, stiamo facendo anche delle indagini difensive, oggi sarò a Caraffello con dei miei consulenti. Quali indagini? Tutti i tipi di indagini, stiamo vedendo di fare delle indagini difensive, quindi noi stiamo andando a 360 gradi. Novità anche nella difesa di Mirko Alessandrini, il marito di Guerrina Piscaglia, sentito negli ultimi giorni dal PM Marco Dioni. La nota criminologa Roberta Bruzzone è entrata ufficialmente nel pool di consulenti incaricati dai legali di Mirko e della famiglia Francesca Faggiotto e Nicola Detti. Per svolgere l'incarico, che è particolarmente complesso e ampio, mi avvarrò della collaborazione del team di esperti forensi che coordino da molti anni e affronteremo tutta l'inchiesta passo per passo, cercando comunque di robustire insomma, i dati finora emersi, che ci sembrano comunque molto interessanti. Utilizzeremo un software dedicato proprio alla mappatura radioelettrica delle celle telefoniche, perché riteniamo che il dato legato in particolare ai cellulari interessati da questa vicenda sia particolarmente importante sotto il profilo investigativo. Quindi utilizzeremo questo software, che è già stato impiegato in altri casi di omicidio in maniera estremamente utile ed è in uso a diverse procure italiane proprio per blindare ulteriormente queste informazioni. Per cui sì, andremo là con lo Skylander. Andremo a fare un lavoro estremamente dettagliato, estremamente approfondito su tutte le utenze che riteniamo interessanti. I dati che sono al momento disponibili, francamente, non lasciano spazio a ipotesi alternative rispetto alla responsabilità di padre Graziano e per quanto riguarda quella che purtroppo riteniamo essere stata compiuta, cioè un'aggressione mortale ai danni di Guerrina, e per quanto riguarda l'ipotesi successiva di sfruttamento o, temiamo, distruzione di cadavere. Quindi al momento i dati emersi dall'inchiesta e la direzione presa dalla procura ci sembra francamente quella giusta. E secondo noi è altamente probabile che altre persone sappiano qualche informazione in più rispetto a quelle che sono state ad oggi rese disponibili. Non riteniamo francamente possibile o plausibile che lui si sia avvalso della collaborazione, si possa essere avvalso di una collaborazione di un complice durante la fase esecutiva dell'omicidio, questa è quantomeno la nostra prima ipotesi, ma che qualcuno possa averlo aiutato, anche solo favorito, in una fase successiva, ossia quella dell'occultamento del corpo, della sua vita. In questa fase, ripeto, anche lì sarà per noi molto interessante vagliare tutte le testimonianze che sono state rese a vario titolo da tutte le persone sentite da lui.